Aggiornamento di calciomercato Juventus, ci ritroviamo di nuovo qua con il nostro Riccardo Meloni. Ciao Riccardo, ben ritrovato. Ciao Lorenzo, ben trovato. Eccoci qua. Qui su calciomercato.it per parlare di Juventus, ci sono degli aggiornamenti importanti. Quello di oggi è un aggiornamento che ci dà le basi probabilmente per la nuova Juventus a partire dalla stagione 24-25 perché commentiamo insieme la lettera agli azionisti del gruppo Exor, eh, dalla quale, Riccardo, cominciamo a capire molto di più sulla direzione sì. che sta intraprendendo la Juventus, anche in ottica mercato. Non è un caso che negli ultimi nostri video una delle parole più eh, utilizzate, più presenti, è eh, Elkan, John Elkan. E Parliamo di John Elkan tanto, lo abbiamo uh, detto più volte, è un John Elkan molto più presente molto attento a quello che sta succedendo alla Juventus e voglioso di aprire un nuovo ciclo. Oggi arriva la lettera agli azionisti Exor, c'è un passaggio ampio e corposo, lo vediamo qua, eh, sul, sulla Juventus proprio, no? Eh, adesso qua è in inglese, ma eh, le traduzioni in italiano ormai le abbiamo viste, lette, ascoltate, ci sono arrivate le indicazioni molto interessanti. Intanto... Partiamo dal, dalle prime dichiarazioni che arrivano lì. Ci spiega come sono state annate difficili queste per, per la Juventus e che la stagione 2023-2024, cioè quella in corso, è da considerarsi come l'anno zero. Quindi una stagione in cui sono state gettate le basi per il futuro. Un futuro che eh, vedrà la Juventus tornare ad essere competitiva e tornare ad essere sui livelli che la Juventus ha avuto nel corso della sua lunga storia. Uh, ci sono un paio di passaggi che ci hanno fatto subito drizzare le antenne. Uh, intanto cita Cristiano Giuntoli come uh, l'uomo che plasmerà la Juventus del futuro. Quindi ogni ragionamento legato a chi sarà l'uomo che prenderà le decisioni più importanti dal punto di vista tecnico in casa Juventus viene sgretolato da queste dichiarazioni perché si ha un'indicazione un, un chiarissima. No? Cristiano molto Giuntoli forte. è l'uomo. Deputato da eh, John Elkan per aprire il nuovo ciclo bianco-nero, quindi guardare giuntoli per capire cosa succederà eh, in panchina e quant'altro. Poi una delle eh, cose che ci hanno fatto subito scattare un campanello d'allarme è in realtà un'assenza: non viene mai citato il nome di Massimiliano Allegri. Questo ci fa capire che parlando di futuro. Nel futuro della Juventus non c'è Massimiliano Allegri, ve lo stiamo raccontando da settimane eh, con i nostri video qua su, su YouTube e con gli articoli sul sito di calciomercato.it. Ancora una volta, John Elkan ribadisce questo concetto, rafforza questa, questa visione. Era l'anno zero, sono state gettate le basi, dall'anno prossimo si riapre, si riparte con una nuova guida tecnica che verrà scelta da Cristiano Giuntoli. Per questo motivo... Come vi diciamo da tempo, Tiago Motta è eh, il favorito per la panchina bianconera perché è il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli e questo ci fa propendere verso questo tipo di, di possibilità. I segnali che arrivano anche da Torino sono sempre più positivi eh, riguardo l'arrivo e l'approdo dell'italo brasiliano. Per cui, eh, Tiago Motta sarà l'emanazione poi di Cristiano Giuntoli, che è l'uomo da cui tutto discende. Questa è la prima indicazione importante che ci arriva dalla, da, dalle, dalla lettera di, di Johann Elkamp. Poi ci sono altre. È, è un messaggio sicuramente molto forte anche sul ruolo appunto, che avrà giunto in questa costruzione. Eh, Riccardo, ci sono anche dei risvolti comunque, che riguarderanno il mercato, soprattutto c'è un passaggio in modo particolare che credo interessi ai tifosi della Juventus per poter in, cominciare già ad immaginare quello che sarà il mercato. Dove si parla appunto di sostenibilità. Questa parola che negli ultimi eh sì. anni è entrata sempre più a far parte eh, del, del dizionario del calcio, soprattutto in Italia. e mh, Si parla anche di giovani, di abbassare il monte ingaggi e anche diciamo, il costo squadra in generale. Esatto, La gli politica. ammortamenti, eh, eh, legandoli alle nuove regole dell'UEFA. Quindi viene anche citata l'UEFA, che questo potrebbe essere anche un tema, visto che la Juventus in passato è stata uh, legata invece a un filone che era molto anti-UEFA, no? con Andrea Agnelli si andava contro la Superlega. La Juventus era una delle squadre che è promotrici della, della Superlega. Uh, sì, questo passaggio è molto interessante anche per, oltre ai tifosi, per noi che cerchiamo di. Eh, capire quello che succede nel mondo Juve e di raccontarlo poi ai tifosi perché ci dà delle indicazioni, cioè sostenibilità è veramente la parola chiave, come più volte eh, espresso anche dai dirigenti della Juventus con dichiarazioni che non è che ovviamente entusiasmano i tifosi, che sono più entusiasti quando si dice ah, vinceremo eh, la Champions League, prenderemo il prossimo Cristiano Ronaldo quando avrà solo 23 anni, come diceva Andrea Agnelli dopo aver preso Cristiano Ronaldo, quelle sono dichiarazioni che ovviamente fanno più piacere a un tifoso che gli interessa fino a un certo punto il portafoglio e lo stato di salute economico del, del club, gli interessa avere poi in campo grandi campioni e poter andare a vedere una squadra super competitiva però è un mondo uh, che, che sta cambiando in ogni aspetto anche nel calcio serve andare incontro a una sostenibilità maggiore, la UEFA ha messo dei nuovi paletti e la Juventus come ha citato John Elkan, è una società che dovrà fare un maggiore focus come viene scritto sui talenti provenienti dalla propria next gen. E lo stiamo vedendo negli ultimi anni, la Juventus l'ha fatto tanto, sta pescando tantissimo da questa cantera di, eh, di giovani, anche in maniera fruttuosa, perché tanti giocatori stanno eh, arrivando in prima squadra e dando un contributo importante. Altri stanno facendo molto bene anche in prestito in giro per eh, l'Italia e per l'Europa. Per cui è un in questo momento, un tesoro: il più grande tesoro che ha la Juventus è proprio quello, il, i giovani e la Next Gen eh, che sta creando valore in, in maniera assoluta. Poi, eh, quel passaggio: ridurre gli stipendi, ridurre l'ammortamento, eh, quindi i costi del, um, eh, del bilancio Juventus. Questo è un altro tema a cui eh, Giuntoli è chiamato a lavorare, cioè uno degli obiettivi. L'obiettivo più grosso che viene posto a Giuntoli in questo momento è come vediamo anche da questa lettera, non è un obiettivo di campo, non è tornare a vincere entro due anni, tornare a vincere entro tot anni, ma riuscire a raggiungere questi obiettivi, quindi abbassare i costi, gli ammortamenti e quant'altro. Per cui guardiamo con attenzione a tutti quelli che sono eh, i giocatori che pesano tanto a bilancio nella Juventus, perché lì dovrà essere fatta una riflessione con dei rinnovi per spalmare un ragionamento che la Juventus sta facendo con... Darko Ristic, la gente di, di Vlaovic, ad esempio, è, è un lavoro proprio che va in questa direzione. I costi sono altissimi, lo stipendio di Vlaovic sale di anno in anno fino ad arrivare a 12 milioni netti a stagione nell'ultimo anno di contratto. La Juventus vuole cercare di fermare un po' questa situazione, abbassare, spalmare l'ammortamento anche di, di Vlaovic, quindi c'è un discorso in, in essere per, per un rinnovo di contratto che può portare a questo. Chiesa una situazione simile, Cesni una situazione simile, sono tutti giocatori che quindi indicazioni che sembrano uh, così un po' uh, buttate lì, ma non sono per niente buttate lì perché ci danno indicazioni su cosa farà la Juventus nei prossimi mesi, quindi quello assolutamente da, da attenzionare. Questo è un po' il, il quadro della situazione che ci viene presentato da questa lettera uh, molto importante che, che, che manda John Elkan in questo caso non solo agli azionisti Exor, ma anche ai tifosi della Juventus. E Quindi ci aspetta sicuramente la stagione calda dei rinnovi di contratto. Eh, immagino che sì. uh, sia legato anche all'aritmetica certezza di un posto nella prossima Champions e al chiudere il discorso qualificazione. Comunque sono le settimane in cui si dovrà necessariamente entrare nel vivo di queste discussioni a cui facevi riferimento tu, Dall'altro lato, Riccardo, eh, immagino una delle strategie che sono state attuate anche da altre società ehm, per lavorare anche sul, sugli ammortamenti è stata anche quella di andare ad ingaggiare le famose occasioni a parametro zero. E anche eh, in sì. questa direzione la Juventus si sta già muovendo. Si, si sta già muovendo, Felipe Anderson ve lo abbiamo raccontato. Non è un caso che sia uno dei eh, possibili primi colpi di, questa, um, di questo mercato estivo, perché a parametro zero hai un costo bassissimo sull'ammortamento ovviamente, quindi rientra perfettamente in questi criteri di sostenibilità che sono stati tracciati dalla, dalla proprietà. C'è anche un passaggio interessante di John Elkham con cui conclude la, la sua lettera che è eh, rivolta ai tifosi. Eh, e ai tifosi, cioè, se conosci i nostri tifosi, i nostri giocatori, il nostro spirito, la frase fino alla fine non ti suonerà nuova, incarna la determinazione del club nel continuare a lottare e superare le avversità. Una convinzione propria di Edoardo Agnelli quando fu nominato presidente il 24 luglio 1923. A quel momento è stata una storia d'amore lunga, un secolo tra la famiglia bianconera e la mia famiglia. Un legame che nel 2023 abbiamo celebrato con le generazioni di tifosi in Italia e nel mondo, tutti uniti all'amore per la Juventus, forza Juve. Così si conclude la lettera eh, agli azionisti di Exor e ovviamente anche ai tifosi della Juventus. Non è un passaggio banale questo perché. Eh, da primo, di primo Kitto può sembrare boh, la classica conclusione messa eh, lì così un po' per un pensiero ai tifosi, forza Juve, ok, in realtà lui lega fortemente ancora una volta il suo nome, la sua storia, la sua famiglia a Edoardo Agnelli, cioè agli Agnelli, se cioè vuole ricordare ai tifosi della Juventus, mi chiamo Elkan ma sono un Agnelli, quindi si scrive Elkan ma si legge Agnelli. Questo è un passaggio per me importante e significativo di questa, di questa lettera e ancora una volta sottolinea proprio questo, eh, l'amore di John Elkan per questa squadra, per questa società che è non solo un gioiellino della famiglia, ma appunto è una passione che eh, racchiude eh, tutta la sua famiglia e la storia della sua famiglia. Ecco. Quindi questo è sicuramente importante. Ecco, diciamo Riccardo che con questa coda, dopo aver parlato di conti, di sostenibilità, che può essere la parte che un po' spegne l'entusiasmo dei tifosi, dove si dà l'obiettivo soprattutto economico anziché quello sportivo, il voler ricordare anche il legame con la storia della Juventus può essere anche un messaggio per dire sì, la priorità ai conti, ma l'obiettivo però... della Juventus è sempre quello. Conosciamo la nostra storia e quindi sì. la nostra storia <ride> la rispettiamo e cercheremo di, di esserne all'altezza. Questo è un po' il, il messaggio, no? Ehm, adesso poi la stagione è entrata comunque in un momento delicato: la Juventus deve centrare l'obiettivo Champions. Sentendo un po' eh, quello che è l'umore di alcuni giocatori, dell'entourage dei giocatori della Juventus, tutti mi dicono la stessa cosa in questo momento. Adesso la testa è. Sul raggiungere la qualificazione alla Champions League, perché da quel momento, con qualificazione certa alla prossima Champions League, la Juventus può ragionare sui rinnovi di, che, di cui parlavamo prima, può pensare al rinnovo di contratto di Rugani, con cui c'è un accordo totale con l'entourage dal punto di vista eh, economico. Eh, Rugani si eh, ridurrà di tantissimo lo stipendio, in maniera molto sensibile, praticamente della metà per restare a Torino anche lui un altro giocatore che sa benissimo che il suo contratto da 3 milioni netti a stagione era figlio di un momento differente di crescita della Juventus e anche di crescita personale eh, era richiesto sul mercato c'erano tanti club che bussavano alla porta della Juventus per avere eh, Daniele Rugani eh, è riuscito a strappare un contratto eh, molto alto, oneroso 3 milioni a stagione pur non essendo un titolarissimo, quindi un contratto sicuramente molto importante. Adesso sa che il momento è differente eh, ma comunque vuole restare a Torino dare la priorità alla Juventus per questo è disposto a ridursi di tanto l'ingaggio tutto pronto, cosa serve? la qualificazione in Champions League, quando arriverà quella si potrà passare alle cose formali no? come si dice in, in questi casi così per Rugani, così per i rinnovi di prima, qualificazione alla Champions League è fondamentale per capire poi quale direzione può prendere l'anno prossimo la Juventus e, e se ci sono dei danni da, da arginare oppure se invece si può Quantomeno gettare le basi. No? Questa stagione come anno zero può essere stato un anno zero positivo da quel punto di vista, anche se i tifosi si aspettavano qualcosina in più da, da quest'anno, ovviamente, non avendo le coppe, avendo solamente il, il campionato da, eh, a cui far fronte. Riccardo, è stato chiarissimo, credo sia stata una buona panoramica, ecco, per eh, tutti i tifosi juventini all'ascolto. Grazie ancora per questo aggiornamento per essere stato con noi. Grazie a te, Lorenzo, e grazie anche a tutti voi che ci state seguendo, sempre numerosi sul canale YouTube di calciomercato.it. Iscrivetevi, noi siamo, siamo sempre, sempre di più. Di quindi, ah, quindi. <ride> vi basta un Piacere. click non vi perdete nulla click, ogni giorno. Aggiornamenti, novità, mercato e non solo. Mi raccomando, sempre qui su calciomercato.it. Alla prossima!